Pietragalla forza 4. Poker di reti alla briola nel segno del suo bomber Rocco D'Amico, autore di un hat-trick. Per lui sono già 8 centri nelle prime 4 gare di campionato, una media gol pazzesca. Il Pietragalla ha rafforzato il suo primato in classifica con una prestazione sontuosa sul campo di Calvello, divenuto il nuovo habitat della briola. A breve inizieranno infatti i lavori di ammodernamento dell'impianto sportivo abriolano. Si comincia con un'ora e mezza di ritardo per l'assenza dell'arbitro. Pronti via, il Pietragalla trova già la via del vantaggio all'ottavo minuto. Rocco D'Amico, imprendibile sulla corsia di sinistra, salta Nicola Lombardi e sorprende Saverio Paggi con una rasoiata velenosa sul primo palo. La compagine di mister Donato D'Amico rinchiude la briola nella propria metà campo. Al 17esimo slalom in aria di Fabio Pirozzi tra le maglie della difesa abriolana, ma questa volta Saverio Paggi è super reattivo ed evita il doppio svantaggio. Il Pietragalla preme, ma è la briola di Gino Ramaglia ad avere la clamorosa chance del pareggio al 39esimo minuto. Gibril Badie scippa una palla sulla destra e crossa in mezzo all'area per il liberissimo Gerardo Ferretti. Può far tutto, ma calcia maldestramente sul fondo. Un minuto più tardi Mario Monetta blocca un debole colpo di testa di Larine Sagnà. Nel finale di tempo il Pietragalla prova ad essere micidiale in contropiede. Al 43esimo lo scambio in area tra Rocco D'Amico e Fabio Pirozzi produce un tiro alto sopra la traversa. Al 45esimo minuto del primo tempo Saverio Paggi si oppone alla botta dal limite di Rocco Giganti. Nella ripresa si aprono praterie in contropiede per il Pietragalla. Al 6° minuto Rocco D'Amico fugge via, scavalca Saverio Paggi in uscita e trova l'opposizione di testa nell'area piccola di Nicola Palmieri. La palla ritorna tra i piedi di Rocco D'Amico per il diagonale dello 0-2. Al 14esimo minuto un altro contropiede fulminante di Fabio Pirozzi confeziona il tris del Pietragalla. Conclusione all'angolo dal limite dell'area. Prova a svegliarsi la briola trascinato da Nicola Di Dio che è sfortunatissimo in due occasioni. Al 25esimo colpisce il palo con una splendida palla a giro su assi di Gerardo Ferretti. Ed al 33esimo è ancora il palo a negare la gioia del gol. La briola vuole rendere meno amara la sconfitta. Al 34esimo minuto Antonio Bochicchio sigla l'1-3 con una gran botta da fuori. Non è ancora sazio sull'altro versante Rocco D'Amico che cala il poker nel finale.